C'è un'immagine classica, nei film o comunque nell'immaginario comune, diciamo così, che descrive bene lo stato d'animo di chi si ritrova a scrivere qualcosa di importante. Vediamo la scrittrice, che deve superare la sindrome da pagina bianca, o l'innamorato, che scrive una lettera dalla quale dipende la sua felicità. Insomma, la persona in questione scrive in maniera forsennata su un foglio, poi si blocca, accartoccia la pagina e la butta dentro un cestino. Poi prende un foglio e ricomincia a scrivere. La scena si ripete più volte. Stacco, inquadratura sul cestino, che contiene prima un foglio accartocciato, poi 2, poi 10. Ecco, io mi sento così. Ora che voglio parlare di malattia, di cancro, una parola che fa impressione anche a pronunciarla, crea soggezione, come una specie di ombra gigante che può inghiottire tutto quello che sta intorno. E insomma, ogni frase va scelta con cura, eppure tutto sembra così inadeguato. Potrei parlare di quello che si può imparare attraverso una malattia, ma siamo sicuri che chi soffre di una patologia impari davvero qualcosa? Non lo so, non so perché sia così difficile parlare di malattia, di questa malattia in particolare, perché sì, lo è. Allo stesso tempo però centinaia di migliaia di persone ogni anno si ritrovano a farci conti, in gradi e modalità diverse ovviamente, e tantissime altre stanno vicine ad amici o parenti che stanno male o che hanno bisogno di loro. Non è un'esperienza così rara, purtroppo. Forse è proprio questo che fa così paura, e posso capirlo. Anche perché ognuno vive il dolore a modo suo. Io, ad esempio, per carattere, anche in situazioni delicate riesco a mantenere una certa freddezza. Ho la capacità di non fare trasparire il mio dolore. Immagino sia una forma di difesa. Ho reagito così anche quando una mia carissima amica ha dovuto affrontare la malattia. Per fortuna ora ne è uscita. E ricordo tutte le fasi. Dal momento della scoperta all'inizio delle terapie. La mia apparente freddezza si è trasformata in pragmatismo. Ho cercato di darle sostegno durante diversi passaggi, anche quelli che per una donna possono essere particolarmente difficili, come la perdita dei capelli. Ho rasato la sua testa quando abbiamo capito che era il momento di farlo. L'ho aiutata nella scelta delle parrucche. E tutti questi aspetti, che possono sembrare meno importanti, sono anche quelli che ti permettono di ironizzare su certe cose. Normalizzare, andare avanti, affrontare la strada che c'è davanti a te. Ecco, è per dar voce ai momenti come questi, le esperienze quotidiane che troppo spesso restano in ombra, che ho deciso di lavorare a questo podcast. Vorrei raccontare la malattia da un angolo un po' diverso. Solo così posso smettere di accartocciare i fogli e buttarli nel cestino. In maniera metaforica, non scrivo usando una penna da secoli. Comunque, questo racconto non posso certamente farlo da sola. La vera protagonista, colei che mi aiuterà a raccontare cosa significa avere un cancro, è una ragazza, una donna, che non ho mai incontrato, almeno non ancora. Si chiama Eleonora, ha 35 anni, è di Genova e ha avuto un linfoma primitivo del mediastino, che poi sarebbe una parte del torace. Dico ha avuto perché oggi Eleonora sta bene, nonostante la sua vita sia stata messa a soqquadro dal tumore, ma ha passato dei momenti di paura vera. Voglio che Eleonora si senta perfettamente a suo agio quando parla della sua esperienza ed è per questo che abbiamo deciso di andare per gradi. Quest'estate, io e le autrici di questo podcast le abbiamo spedito un piccolo microfono con una scheda di memoria, chiedendole di incidere una sorta di diario audio. Non sapevamo bene cosa aspettarci e nemmeno lei lo sapeva, ma quando abbiamo ascoltato le sue testimonianze abbiamo capito che a volte basta solo questo: fare parlare qualcuno e ascoltarlo. Quello che sentirete in queste 4 puntate è il risultato di questo viaggio che abbiamo fatto insieme. Sono Carolina Di Domenico e questa è La strada davanti a sé, una serie che parla di quello che succede quando la vita ti mette davanti a un percorso inaspettato, fatto di diagnosi, ospedali, paure e speranze, e di come su quella strada si può imparare a camminare. La strada davanti a sé è un podcast di Cora Media promosso da Gilead. Il pensiero più ricorrente era sempre quello, era chiudere gli occhi e pensare di essere sulla mia macchina con finestrini abbassati che facevo la sopraelevata di Genova e cantavo, sicuramente. Un sogno non lo ho perché in tutto il periodo non posso dirvi di aver mai sognato. Il sonno è difficile da prendere, quando si prende non comporta sogni se non brutti pensieri che ti svegliano.
Io poi devo dire, non sono stata mai una con problemi di sonno, anzi, adoro dormire. Però ecco, in tutto quel periodo no, non ci sono stati sogni. I sogni sono venuti dopo. Ho ripreso a sognare dopo, ma in quel momento no. Penso che sia pressoché impossibile sognare all'interno di una stanza dell'ospedale, almeno per me. La voce che avete sentito è quella di Eleonora. E queste parole sono una parte del suo diario audio, quello che ha registrato la scorsa estate con il microfono che le ho spedito a casa. Ha dovuto prendersi un po' la mano, però poi ha iniziato a portarsi il microfono ovunque, in giro per la casa, in spiaggia, al lavoro. Ascoltandolo mi sento un po' come se sbirciassi tra le pagine di un diario segreto, lo ammetto, e sento delle vibrazioni quasi adolescenziali, nel miglior senso possibile. Cioè nello scambiarsi immagini e pensieri così profondi con una persona. Mi ricordo quando nei primi anni di liceo io e la mia migliore amica ci scambiavamo i diari per scriverci sopra i pensieri che ci passavano per la testa. Anche con Eleonora, anche se non ci siamo ancora conosciute, è andato più o meno così. Con la differenza che il microfono è il diario e i pensieri parlano soprattutto di come la malattia è arrivata e ha cambiato un po' tutto. E oggi mi sono svegliata ispirata e con la volontà di ripercorrere un po' la malattia. Allora, i momenti prima della diagnosi. Io non ho avuto sintomi prima della diagnosi, nel senso che continuavo a fare e facevo la mia vita di tutti i giorni. Quindi finché non sono poi realmente svenuta, che vediamola come un segno, diciamo, premonitore per accorgersi della malattia, piuttosto che l'unico reale evento e sintomo prima della diagnosi, non ho avuto sintomi di tumore, quindi io sono svenuta, da lì mi sono risvegliata in ospedale ed è iniziato il mio percorso. Quando mi è stata diagnosticata la malattia ero sola. Ricordo perfettamente questa dottoressa, di cui non dirò il nome, che entrando in stanza non con fare graziato mi ha detto: signorina, un po' di attenzione, lei deve capire che cos'ha e quindi ha un tumore. E in verità prima ha detto: ha un linfoma, che è un tumore. Credo di non aver percepito niente per 10 secondi buoni, cioè come se il cervello si fosse fermato, annientato. E per quei 10 secondi mi sentivo solo fredda e congelata, ma non perché avessi paura, ma perché non riuscivo ad associare quella parola così grande che era tumore a me, cioè non riuscivo a capire cosa potesse avere a che fare il tumore con una ragazza di 32 anni. E ricordo di avergli detto: e quindi? E lei mi ha risposto: e quindi non c'è tanto da capire, adesso inizierà a fare le terapie e vedremo. Ho compreso la freddezza della persona che avevo di fronte, quindi non ho voluto indagare ulteriormente, mi sarei fatta del male. Il mio rapporto con Eleonora si sviluppa all'interno di una cartella che condivido con le altre persone che stanno ovviamente lavorando a questo podcast. Solitamente ascolto i suoi messaggi di sera, quando riesco a stare un po' per i fatti miei. Quando clicco play sui file che raccontano della scoperta della malattia, sono a casa mia. Sembra notte fonda, però in realtà non è così tardi. I miei figli dormono, beati. Mio marito dorme, sul divano. Io sono davanti al computer, con le cuffie. Così non disturbo nessuno. Vorrei una tisana, qualcosa di caldo, però non ho voglia di prepararla, quindi lascio perdere. Razionalità. Ecco di cosa ho bisogno per metabolizzare il racconto di Eleonora. Numeri, statistiche, percentuali possono aiutarmi a capire. Esco dalla cartella condivisa e apro un'altra finestra sul computer. Voglio sapere quante storie esistono come quella di Eleonora, anche se poi ogni storia è ovviamente diversa. Vado sul sito della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e cerco le pagine sulle statistiche. Inizio a leggere. La prima notizia che mi colpisce, e che in realtà in qualche modo immaginavo, è che in Italia il cancro è la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. Ogni anno, sempre in Italia, vengono diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, ovvero più di 1.000 casi al giorno.
Leggo il dato sulla prevalenza, ovvero, cito, il numero di persone che nella popolazione generale vivono avendo avuto una diagnosi di un tumore da cui non sono ancora guariti. Queste persone sono 3.600.000, ovvero il 6% della popolazione. Mi chiedo se non sia proprio l'enormità di questi numeri, paradossalmente, a creare una sorta di distanza emotiva. Le individualità si perdono nell'enormità della cifra. Immaginare dei visi, delle persone, è difficile. Mi ricorda quello che è successo con il Covid, quando ogni sera veniva trasmesso il bollettino delle vittime con la lettura dei dati. La gravità della situazione era chiara, ma a volte sembrava di stare a sentire delle contabilità e bisognava fare uno sforzo per dare il reale peso emotivo a tutte quelle cifre. Erano persone, genitori, fratelli, sorelle. Cerco un altro dato, quello sulle persone che guariscono dal cancro. E leggo che il 63% delle donne e il 54% degli uomini è vivo a 5 anni dalla diagnosi. La sopravvivenza dipende principalmente dalla diagnosi precoce e dalla terapia. Forse è ora di andare a dormire, però non riesco a staccarmi dai racconti di Leonora. Quest'estate le avevamo chiesto di fare un piccolo elenco, libero, delle cose che sono cambiate dopo la malattia. Quelle cose che adesso vede in maniera diversa. E lei l'ha fatto. Cose che vedo diverse, numero uno. Sicuramente le situazioni. Cosa vuol dire questo? Se prima anche la una cosa abbastanza banale sembrava comunque abbastanza insormontabile, post tumore ti sembra davvero tutto, sembra assurdo, però è come se vedessi tutto rimpicciolito in miniatura. Nel senso che quando sovrasti una cosa così imponente come può essere una malattia terminale, cioè non puoi scegliere se andare a destra e a sinistra, devi sperare di andare verso la vita e quindi di farcela. Tutto il resto invece che ti si presenta, e tutto tranne la morte, ha una scelta e lo sappiamo benissimo, sembra davvero rimpicciolito. Questo non vuol dire sminuire i problemi, ridicolizzarli o pensare che tutto sia inferiore a una malattia terminale, assolutamente no. Vuol dire prendere visione differente di quello che è il percorso della propria vita e viverlo, a mio avviso, più serenamente. Quindi questo, io la visione differente delle situazioni pre e post tumore la vedo come un dono, nel senso che mi è stata data la capacità di saper affrontare le situazioni quotidiane di ogni giorno in maniera differente e più rilassata, e credo che questo sia un plus nella vita di una persona. Seconda cosa che vedo diversa sono le paure. Ecco, queste paure durante soprattutto la malattia e poi dopo si trasformano in cose che mancano. Come posso spiegarvi? Se prima c'era, non lo so, la paura, per dire, di volare, durante la malattia speri di poter volare, cioè la paura diventa una mancanza, perché nella malattia ti accompagna la paura più grande, che nel mio caso è stata anche una spinta verso la vita ed è stata una spinta enorme motivazionale. Io la paura l'ho vista sempre come un trampolino, però è la paura della morte, è innegabile e sarebbe quasi folle, no? Pensare di non provarla, magari non si prova e non si dimostra nei confronti delle altre persone per una questione di pudore personale, però dentro di noi, interiormente, soprattutto io lo pensavo durante la notte, la paura arriva di non esserci più e di non poter fare, paradossalmente, no? Tutte quelle cose di cui prima del tumore, lo dico sorridendo perché è una cosa bellissima, prima del tumore avevamo paura. Quindi diventano, le paure diventano mancanze, si trasformano, forse diventa un'unica paura che appunto è quella della morte, e che successivamente è un po' come se non ti abbandonasse mai, nel senso che rimane anche dopo che tu ne sei uscita dalla malattia, perché ti fa apprezzare ogni giorno di più tutto quello che hai e ti ricorda che, come tutti, abbiamo un tempo limitato e non è tanto quanto viviamo, ma come lo viviamo. E quel tempo è davvero fondamentale, il dare dignità, importanza e soprattutto qualità al tempo.
Si fa sempre più tardi e domani mattina non sarò molto felice di sentire il suono della sveglia, ma improvvisamente mi ritrovo immersa in una conversazione di famiglia. Una di quelle belle chiacchierate a cuore aperto che non si possono mica abbandonare così, di punto in bianco. Ho aperto un nuovo file e questa volta, oltre a Eleonora, sento le voci di sua mamma, la signora Clara, e una delle sue sorelle, Marcella. C'è pure Romeo, il bassotto di Eleonora, che ogni tanto reclama un po' di attenzione con qualche guaito. Mi sembra di essere seduta insieme a loro ad ascoltare. Anzi, per entrare meglio nel mood della chiacchierata di famiglia mi sono preparata quella tisana e mi sembra quasi di berla in compagnia. Inizia Clara, la mamma. Se prima eravamo unite, ora siamo inseparabili. Cioè, qualsiasi cosa vogliamo saperla, una si confida con l'altra, parliamo insieme, dialoghiamo, ci sentiamo in continuazione se lei è lontana, abbiamo bisogno di sentirci. Quindi se prima eravamo sempre insieme, adesso siamo inseparabili. Ed ecco Marcella, la sorella. Beh, secondo me l'unione è partita da quando è mancato papà. Sì. Lì è stato sì. Proprio un legarsi, proprio fare un gruppo molto compatto. Poi la cosa di Eleonora è stato quello che ha ancora di più saldato questo rapporto che già c'era. Perché noi siamo una famiglia normale, che litighiamo. Con i nostri alti e bassi, con i nostri caratteri tutti completamente diversi, le nostre teste, però comunque siamo una famiglia molto unita. Qualsiasi problema, qualsiasi è, cerca di risolversi in maniera insieme. Sì, cioè, problema, se ne parla, è un problema comune. Sì, cioè, diventa una cosa unica. Diventa problemi, si parla di problemi gravi, certo. Diventano un po' il problema di tutti. E questo sicuramente fa la differenza. Poi nel mio caso, quello che ha detto mia mamma è verissimo, cioè siamo diventati inseparabili. Per me è diventato anche un po' una tortura, nel senso che, ma io lo prendo in senso buono, eravamo veramente abituati a sentirci, ma non perché non c'era legame, proprio perché c'era sicuramente una tranquillità differente, quindi quelle no X volte adesso sono triplicate. Capisco anche dal punto di vista loro quanto sia importante sapere che io sto bene. Sono comunque andata a vivere in un'altra città, faccio cose diverse, quindi è importante questo. Anche sì. Anche perché tu mi chiami sempre stalker, perché io tutti i giorni costantemente gli manderò 800 messaggi sì, al giorno. Cioè, cosa fai? Stai bene? Sei felice? Sei contenta? Oggi come andà? E lei dice che sono la sua stalker, ma questo credo che sia naturale, cioè. Sì, no, nel senso, sì, tu sei un po' esageratuccia, però io la vedo una cosa, cioè capisco che dietro c'è il bene, non è un controllarmi, è un preoccuparsi, che comunque noi sappiamo cosa abbiamo vissuto. Sì, lo sanno loro cosa hanno vissuto. Clara e Marcella raccontano di aver sempre cercato di mostrarsi forti davanti a Eleonora. Tutte d'un pezzo. Perché a volte è necessario indossare una corazza, anche per il bene degli altri. E lei ci ha insegnato ad essere così, ad essere forti anche nei momenti peggiori. E quindi Eleonora non mi ha mai visto piangere. Mi ha sempre visto dura e che la rimproveravo sempre. Poi a casa, quando arrivi a casa e ti chiudi tra le tue mura, sei con tuo marito, guardi tua figlia che dorme, e ti rendi conto di quello che ti sta succedendo è diverso, perché lì sei sola e quindi puoi tirare fuori tutto il dolore, la preoccupazione, lo stato d'animo che hai dentro. Però davanti a lei mai sì. Tirato fuori, e anzi cercavi sempre di andare avanti con la cosa che noi ce l'avremmo fatta. Sì, su mia mamma, sì. È vero, mia mamma anche tu hai fatto così. Sì, ho fatto così perché io di notte. Però io... Lei ha preso il posto, diciamo, di mio marito, quindi lei dormiva dalla parte di suo padre. Io tante notti le facevo sveglia e mi giravo e vedevo lei pelata. Ecco, lei diciamo che quando io magari a volte la sera, perché è capitato, mi dicevo, ma secondo te muoio?
O magari mi svegliavo alle 3 di notte con: ma sai che potremmo fare, te lo ricordi? Potremmo chiamare quel medico, potremmo fare quella cosa lì. Secondo me io studiavo, capito? Sapete cosa c'è di bello nel condurre un podcast? Che si diventa Deus Ex Machina. Li decido io i tempi di questa storia. E guardate un po' che faccio contro tutte le regole dello storytelling, probabilmente. La mamma di Eleonora, la signora Clara, la porto direttamente alla scena più felice del racconto. Quella in cui Eleonora, dopo essersi sottoposta a una nuova terapia, la CAR-T, finalmente viene a sapere dell'esito della PET di controllo. C'è da dire che Eleonora in precedenza si era sottoposta a delle cure che non avevano avuto l'effetto sperato e il suo caso era davvero molto complesso. Ma il suo linfoma era compatibile con questa terapia, che indagherò meglio tra poco. Quindi si diceva il momento di felicità. Quando eravamo in macchina? Bisogna fare una premessa però, sì, perché sennò uno non capisce quel momento. Allora, certo. Noi siamo andati a fare questa benedetta PET il 20 di febbraio. Tenete conto che ormai chi fa tanti di questi esami diagnostici impara un po' a leggere il viso dei tecnici, anche se loro sono sfingi. Io ero uscita tutta baldanzosa perché mi era sembrato, no? E all'ascensore arriva una dottoressa giovane che dice: deve un attimo venire, dobbiamo parlare con gli oncologi. Tenete conto che io non ho mai visto oncologi, perché la mia patologia è oncoematologica, quindi solo ematol. La mia faccia, cioè, devo essere diventata rossa, nera, non lo so. Comunque, poverina, gli ho detto: senta, lei è sicura di quello? Sì, sono, va bene, gli ho detto, mi faccia chiamare. Cioè, proprio l'ho nera, zitta, in silenzio. Siamo saliti al parcheggio, ho iniziato a dare di matto dalla macchina, non mi vergogno a dirlo. Fuori testa. Urli, io non faccio più niente, basta, voglio morire. E psicologicamente non ce la facevo a pensare di riniziare tutto, no? E da lì, da lì l'abbiamo convinta a chiamare la dottoressa, sì. Perché comunque una notizia così aveva sconvolto onestamente tutto. Cioè eravamo ricadute nel baratro completo. Ci abbiamo impiegato un po' a convincerla perché non voleva chiamare nessuno. Quando poi l'ha chiamata... Lei mi ha detto: guarda Eleonora che va tutto bene, e l'ha chiusa lì. Dopo 10 minuti è arrivata la telefonata di questo medico, che era il medico del CAR-T, e quasi commosso al telefono mi dice: guarda che la tua PET è completamente negativa, non c'è più neanche una cellula di tumore. Però lei era al telefono, quindi lei guidava, io dietro non sentivamo, no. Perché lei continuava a dire: sì, ma davvero? E poi non rideva, era seria, era tutta ad un pezzo, quindi c'era quella tensione mia e sua, perché non riuscivamo, non faceva trapelare niente, quindi rimanevi. Quando poi ho buttato giù, gli ho detto: accostati, e lì c'era l'autogrill, subito l'autogrill di Novi. Gli ho detto: accostati, e loro mi hanno visto piangere. Ho iniziato a urlare, siamo scese dalla macchina e saltavamo, la gente che ci guardava come delle pazze, perché proprio saltavamo, ci abbracciavamo, ma urlavamo come delle matte. La gente avrà detto: queste sono fuori testa. Quando sono entrata per la prima volta in un ospedale avevo 12 anni. Si trattava di un'occasione felice, la nascita di mio fratello. Quando però ho visto la flebo nel braccio della mamma di mio fratello, sono svenuta a peso morto, così, di botto. Per molto tempo ho avuto un'avversione totale nei confronti degli ospedali. Penso di averla superata solo con la nascita dei miei figli. Superata è un parolone, ma diciamo che perlomeno adesso non cado dritta per terra quando capita di entrarci. Nella mia testa gli ospedali si assomigliano tutti. Il San Raffaele a Milano, ad esempio, è un ospedale particolare perché è immenso. Si cura, si studia, si costruiscono progetti importanti. Eppure anche qui i corridoi hanno lo stesso odore di disinfettante di ogni altro ospedale del mondo. Qui lavora il professor Fabio Ciceri. Sono Fabio Ciceri, sono un medico di estrazione clinica, sono ematologo, mi occupo delle malattie del sangue. Ovvero il medico che ha somministrato a Eleonora la terapia CAR-T. Prima di entrare nello specifico di queste terapie, voglio sapere dal professor Ciceri a che punto è oggi la ricerca sul cancro. La ricerca sul cancro ha subito negli ultimi 20 anni una profonda innovazione
verso tre indirizzi fondamentali. Il primo è stato quello dell'affinamento delle chemioterapie, che ha permesso di utilizzare farmaci sempre più attivi e meno tossici. La seconda grande linea è stato il riconoscimento di danni di tipo molecolare, cioè mutazioni genetiche o alterazioni cellulari, che hanno consentito lo sviluppo di terapie mirate, la cosiddetta targeted therapy. E il terzo grande settore di sviluppo è stato quello dell'immunoterapia. Era chiaro da molto tempo che i tumori potessero essere controllati dal sistema immunitario, ma oggi l'immunoterapia è diventata una realtà terapeutica. Possiamo manipolare le cellule del sistema immunitario per reindirizzarle e svolgere un'azione antitumorale. Ad oggi la migliore terapia del cancro è proprio la combinazione di queste tre potenziali armi, quella chemioterapica, quella delle terapie targeted e l'immunoterapia. Per ogni condizione specifica di tumore specifico e per ogni paziente, noi oggi possiamo definire un programma terapeutico che integra questi strumenti, in cui quello definitivo è proprio l'immunoterapia, perché il sistema immunitario è in grado di controllare immunologicamente nel medio e nel lungo termine il residuo di malattia, quel pezzo di malattia che residua al netto degli efficacia delle altre terapie. Vorrei capire come funzionano le terapie CAR-T, in che modo agiscono sulla malattia. Il nostro sistema immunitario esercita un controllo dei tumori attraverso delle cellule killer, che specificamente riconoscono delle strutture presenti sulle cellule tumorali, le aggrediscono e distruggono le cellule tumorali. Queste cellule si chiamano linfociti, sono gli attori principali di questo controllo immunologico, e questi linfociti posseggono dei recettori che riconoscono le cellule tumorali. Questi recettori sono stati manipolati e il CAR è un recettore nuovo, è qualcosa che è stato totalmente ideato nel laboratorio, che prende i vantaggi del sistema dei linfociti T e quelli dei linfociti B. Questi CAR vengono oggi ingegnerizzati, cioè montati sulle cellule linfocitarie, in modo da consentire a queste cellule specificamente di riconoscere antigeni sulla cellula tumorale e di ucciderle. Un'altra cosa che il professor Ciceri può aiutarci a capire è quali sono le applicazioni di queste terapie ad oggi e su quali malattie intervenire. I linfomi, alcuni linfomi non Hodgkin, in specifiche condizioni di malattia aggressiva e avanzata, e la leucemia linfoblastica del bambino e del giovane adulto. Poi ci sono numerose patologie per le quali siamo in una fase di sviluppo di nuovi CAR-T. Insomma, c'è ancora della strada da fare, ma le terapie CAR-T rappresentano una speranza concreta per alcuni tipi di tumore, come quello che ha colpito Eleonora. La terapia con i CAR-T ha dato la soddisfazione di dimostrare che il sistema immunitario è in grado di eradicare completamente un tumore. Questo potenziale di cura eradicante, cioè definitivo, è quello che apre proprio la speranza di cura nei confronti di tumori che al momento né dalle chemioterapie né dalle terapie mirate, targeted, ottengono una reale cura definitiva. È una grande speranza. Le attese sono uno dei momenti sicuramente più duri e più brutti di tutta la malattia. Sono, come si può dire, il clou. Nel senso che l'attesa purtroppo ti fa vivere tutta una serie di pensieri che mettono in atto quello che si chiama dubbio. E quando sorge il dubbio è brutto, perché vivi in questo limbo continuo, e per quanto puoi essere speranzosa, positiva, l'attesa è logorante. Le sedie d'aspetto sono un po' un luogo dove noi pazienti, no? Quando raccontiamo, diciamo che passiamo la gran parte del nostro tempo, è vero. E sono su quelle sedie che nascono magari le più grandi disperazioni o a volte invece anche le più grandi felicità. Ho ancora tante ore di diario da ascoltare, ma sento che la voce di Eleonora e delle persone intorno a lei hanno già gettato su di me una specie di incantesimo magico. Le sento vicine, anche ora che ho messo le loro registrazioni in pausa. Continuo a pensare alla loro storia anche mentre sto facendo altro, a come avrei reagito io se fossi stata al loro posto. Che cosa mi sarebbe passato per la testa? Che ricordi avrei conservato? So già
e ora lo sapete anche voi, visto che vi ho fatto uno spoiler, la fine della sua storia. Una fine felice. Tanto che è qui con noi a raccontarla. Eppure io spero che continuerete ad ascoltarla anche se conoscete già l'epilogo. Perché alla fine la cosa importante, quella che ci può davvero insegnare qualcosa, è la strada che ognuno ha davanti a sé. La strada davanti a sé è un podcast di Cora Media promosso da Gilead. È stato scritto da Ilaria Orru. Il supporto redazionale è di Antonella Serrecchia, l'editing e il sound design sono di Davide De Benedetti per Filmico, la registrazione in studio è di Jacopo Lattanzio per Frame by Frame. I fonici in presa diretta per questo episodio sono Federico Branca e Davide Sarto. La producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Sara Poma. Grazie a Onboard per il supporto nella realizzazione di questa serie.